Piazza Euripide, 4 luglio 2022. Qualche mese fa avevo definito questa piazza come un enorme campo di calcio e così è. Ma entriamo nei dettagli. Piazza Euripide ha avuto la sua storia, a un certo punto distrutta, fatta scomparire da una volontà politica di spendere oltre 1.200.000 euro. Dal lato storico di cos'era Piazza Euripide oramai non vi è traccia rispetto a un passato che fu, da ogni punto di vista, e che adesso viene sostituito da un qualcosa che è stato voluto, non concertato sicuramente con i cittadini, ma portato avanti estremamente difeso da un'amministrazione. Oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato l'elenco del gradimento dei sindaci in Italia e il nostro sindaco è a 7° posto, per farla capire un attimino qua. Scelta sin dall'inizio molto discutibile è stata quella di tagliare inesorabilmente gli alberi presenti per sostituirli con degli arbusti che più o meno tra un 30 anni circa copriranno solo una minima parte della piazza, che come avete visto fin qui è comunque assolata in una maniera davvero incredibile. In uno dei tanti progetti iniziali, perché poi ce ne sono state tantissime varianti, questa che era prevista come una strada doveva essere transitata, in questo momento invece ci sono questi panettoni che non sappiamo se a un certo punto scompariranno per consentire il traffico veicolare. Quindi sulla pietra bianca probabilmente qualcuno qualche mattina si sveglierà e si inventerà di far passare le autovetture. Un altro dei problemi che secondo me fin qui siamo stati fortunati che non si sono evidenziati è il fatto che questo graditorio, questo tombino che è delle acque reflue, delle acque piovane, è sopra al livello del tratto che si congiunge con l'angolo con viale Costa di Moleonte, per cui non si capisce come farà l'acqua a scorrere via. Probabilmente si creerà una pozzanghera, un lago non indifferente. Ad un certo punto, in questo enorme campo da calcio, spunta questa vasca dove ci sono ben 4 spruzzi e un sistema che tutto sommato secondo me sarà anche bellino. Il problema sarà capire come la manutenzione verrà fatta e se verrà fatta. Perché dico questo? Perché già in passato in luoghi come ad esempio a Piazza Alta, a un certo punto vedi i vari vandali, vedi i vari probabilmente progetti non fatti a regola d'arte, non si capiva più come riuscire a pulirlo, per cui tutto è andato alla malora. Qui lato sud un rattoppo nella pietra bianca. Qualche giorno fa mi fu fatto notare che qualcuno, probabilmente con una ruota, non so se riuscire a vedere la parte nera, aveva toccato la pietra che ovviamente è andata via. Altra particolarità tutta siracusana, le strisce fatte da qualche giorno e già via via stanno scomparendo. Proseguiamo con il discorso irrigazione. Non è molto chiaro come l'irrigazione verrà espletata, nel senso che sicuramente in alcuni tratti ci dovrebbe essere stato eseguito un sistema di irrigazione con impianto a pioggia. In realtà, come tra poco noterete da queste macchie, evidentemente o l'acqua viene data con dei sistemi tramite autobot, oppure laddove sono presenti impianti di, appunto, di irrigazione, tipo questo qua, non
sono riuscito a vedere il connettore, evidentemente l'acqua finisce spruzzata fuori, non finisce spruzzata come dovrebbe, e qui c'è anche uno spreco d'acqua. Qua abbiamo un tubo che a questo punto non si sa dove vada, forse qua ci sono dei contenitori, delle bocche d'acqua, chissà. Esattamente quello che vi stavo dicendo. Come si può notare, l'impianto a pioggia nell'aiuola centrale, il suo lavoro lo fa non in maniera perfetta. Diciamo che abbiamo un bello spreco d'acqua, perché evidentemente l'impianto è stato fatto non come dovere, per cui l'acqua va via tranquillamente. Non so se si riescono a vedere le goccioline d'acqua, praticamente c'è quello spruzzo che sta buttando tutta l'acqua fuori. Questo perché siamo in un periodo di spreco, di crisi idrica in tutta Italia. Ultimo, ma non ultimo, diciamo esattamente davanti all'ingresso al portone principale del Corbino, nelle due caditoie per far andare via l'acqua piovana, ci è stato fatto notare da un cittadino che questa diciamo grondaia è piena di bitume. Probabilmente quando è stato asfaltato il tratto non è stato coperto a dovere, per cui c'è una bella colata dentro di bitume, nella speranza che non vada poi a ostruire l'acqua. Insomma, per concludere, cos'era Piazza Euripide? Oggi non esiste più nulla di Piazza Euripide di una volta. Largo Gilippo è diventato, credo, se non hanno già cambiato il nome, poco ci mancherà, Stretto Gilippo. Sì, c'è qua e là qualche verde, qualche piantina, qualche rotonda, forse rotonde ce ne sono anche più di quello che era necessario, e non è chiaro ancora cosa succederà da un punto di vista sia delle acque piovane quando comincerà a piovere. In questa città non piove da ottobre dello scorso anno, e secondo, non ho ben chiaro, non si è ancora ben capito se il tratto sulla piazza poi alla fine diventerà un tratto che verrà percorso anche dalle auto, per cui sulla Pietra Bianca probabilmente faranno passare anche le autovetture, chissà. Il problema è che comunque rimane, così come già detto più volte, un enorme campo da calcio che alle nostre longitudini e con le nostre temperature non è sicuramente il massimo della vivibilità. Si poteva fare di tutto meglio? Sicuramente. Sono stati sprecati soldi pubblici, questo non dipende da me dirlo, è ovvio che ogni cittadino poi alla fine si fa le sue considerazioni. Di certo si poteva migliorare tutto e si poteva spendere tutto molto meglio, senza toccare la memoria storica che rappresentava Piazza Euripide, memoria storica cancellata dalla Giunta Italia.